Ben ritornati a Non me l'avevi detto, questa sera puntata sul teatro, Dibattito molto intenso. intenso, molto interessante e sicuramente insomma avremo modo di affrontare ancora questo tema insomma, con molto interesse. Io però prima di riprendere il discorso con gli ospiti volevo mandare in onda l'intervista che abbiamo fatto a Sabino Genovese anche un po' per in qualche modo sentire le sue opinioni, insomma, quello che ha da dirci riguardo il teatro. Prego la regia di mandare in onda il servizio e poi torniamo in studio e lo commentiamo. Allora, cos'è per me il teatro? In verità non ne ho la più pallida idea. Ho diverse idee, ma nel corso del tempo le certezze hanno lasciato il posto ai dubbi. E meno certezze si hanno, probabilmente più diventa interessante. E sicuramente è gioco, una cosa che già facevo da piccolo e quindi non ho fatto altro che mantenere nel tempo il desiderio di continuare a giocare. Appena ho capito che questo gioco poteva rendermi una persona ricca naturalmente dentro, ho capito che volevo farlo di mestiere, sempre cercando di mantenere questo un gioco. Quindi sì. L'idea che mi viene in mente è che il teatro sia un gioco. Va bene, ho scelto di fare questo mestiere, è stato questo mestiere a scegliere me, per caso alle superiori, passeggiamo nei corridoi insieme a un mio compagno e abbiamo visto che avrebbero fatto di lì a poco un laboratorio teatrale. E allora ho detto perché no. E quindi mi sono iscritto a questa cosa stranissima che era fare, tra virgolette, lo stupido durante il pomeriggio, una cosa che mi piaceva molto e ho detto bello, interessante, mi piace, e potevo utilizzare tutta la mia fantasia senza il giudizio degli altri, una cosa che mi interessava molto e potevo sfogarmi veramente e da questo sfogo molto positivo, privo di rabbia o di malessere, ho scoperto che mi avrebbe vestito per il resto della mia vita. Sono molto contento di aver incontrato il teatro. L'ho scelto successivamente, mettiamo 10 minuti dopo aver cominciato. Io credo proprio di no. Anzi, spesso si pensa che il teatro sia elitario, che le persone vadano a teatro per sentirsi più intellettuali, per avvicinarsi più alla cultura. E il teatro spesso cerca di andare a trovare le persone che non vanno a teatro per avvicinarli al mondo della cultura. In verità è un modo come un altro per raccontare delle storie, forse uno dei primi modi per raccontare delle storie. Quindi non è solamente entertainment, voglia di passare una serata fuori casa. Diciamo, io lo vedo più come un'esperienza che le persone vogliono fare nel loro DNA, fa parte del loro nel DNA dell'essere umano, cercare delle domande, perché il teatro non è certezze, e quindi la curiosità di sapere
che cosa nasconde il mondo, però senza averne una risposta è troppo forte, non si può. Il teatro continuerà a rimanere anche dopo di noi perché è potente. Chi dà delle risposte in teatro è un quacquaraquà. Allora, di maestri è pieno, l'Italia ne è piena, è stracolma. Nel passato c'era Grotowski, o in Europa mi viene in mente Peter Brook, che rientrano poi nell'elenco di prima, tra i registi o comunque drammaturghi o le persone sì, del passato che hanno... Adesso ci sono tanti registi bravissimi. Mi viene in mente, vengono in mente persone che io stimo qua a Torino, ad esempio. Cioè, io ho una compagnia che si chiama Compagnia Genovese Beltramo, che condivide uno spazio con la compagnia Marco Gobetti. Ecco, Marco Gobetti è un artista che io stimo per la coerenza, il lavoro che fa come attore, come drammaturgo, come regista. Ritengo che se il pubblico conoscesse di più artisti come Marco, la gente andrebbe più a teatro, perché viene voglia di scoprire che cosa di nuovo un artista come Gobetti può offrire. Ma ce ne sono Speziani, ad esempio, mi viene in mente, o Emma Dante, qua a Torino c'è Michele Di Mauro. Allora, ce ne sono diversi. Il primo che mi viene in mente è Michele Perriera, perché diciamo che grazie al mio primo maestro, che è Pietro Selva Nicolicchi, ho conosciuto questo autore, regista palermitano, che ha fatto parte del gruppo 63 insieme a Umberto Eco e Sanguinetti. Ho avuto il piacere di conoscerlo e di lavorarci insieme. Mi ha trasmesso sicuramente il bisogno, la necessità, l'impellenza di dover fare delle cose e soprattutto un grande desiderio che è dentro di noi di rimanere vivi, essere strabordanti, essere di più, che è una delle cose che dovrebbe fare il teatro, quindi non potevo non appassionarmi a un personaggio così affascinante. Grazie a lui mi è venuta anche voglia di studiare, di diventare una persona migliore, di fare il percorso che ho fatto. Quindi, poi ci sono, vabbè, grandi maestri, Strehler, le regie di Strehler mi sono sempre piaciute, quindi ce ne sono tanti e non vorrei fare torto a nessuno. Marco, direi che una presentazione migliore non poteva essere fatta. Ringrazio ovviamente Savino Genovese, la stima è assolutamente reciproca, sinceramente, ed è una fortuna, lo dico sovente con la mia collaboratrice più stretta, che è Tulina Andreoni, che conduce il laboratorio e lo spazio OPI che condividiamo con loro, quindi dove c'è un'ampia attività formativa. Si parlava prima dell'attività formativa come mezzo per stimolare a delle possibilità gli altri. Ecco, quello spazio è nato in quello spirito, e anche il fatto che ci siano due compagnie diverse con percorsi artistici indipendenti che non si detestano tra di loro, che si stimano, è per me una fortuna, per noi è una fortuna aver incontrato lui e Viren Beltramo. E tra l'altro io, oltre che ringraziarlo, perché lui ha appena dato la dimostrazione lampante
che il teatro non diventa prodotto, qui mi permetto di sentire un pochino da cosa ha detto lui, anche per rendere un po' vivace le Creiamo questo parole. No. Il contrasto teatro per una volta, non in una diventa. Io ho parlato di scuole di pensiero No, 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 comunque. no, no, ma non è per Sì. accusare nessuno, no? Per fare il punto su una cosa che ci porta, secondo me, a cose interessanti. Abbiamo tutte menti vive che possono dire la loro e contribuire a far pensare altri. Il teatro non è che diventa un prodotto nel momento, per come lo si pubblicizza o lo si promuove, quindi nel momento in cui lo si promuove in televisione perde quella purezza artistica, pensiero mio, perde quella purezza artistica di atto artistico a sé. Il teatro diventa un prodotto per come lo si fa, magari. Poi ben venga, secondo me, il promuoverlo, il pubblicizzarlo, anche perché gli artisti devono vivere, quindi sono vendibili le opportunità per partecipare a qualcosa che accade, non sono Certo. vendibili gli spettacoli come pacchetti confezionati. Ecco. In questo Certo. senso, il discorso della prima che facevate prima, il discorso della prima come occasione imperdibile, semmai può essere un'occasione imperdibile, secondo me, oltre che per il fatto che si vedono gli attori in quella difficoltà meravigliosa della tensione al massimo, quindi lo è per quello, ma soprattutto perché è il primo momento di un percorso che non finirà mai. Lo spettacolo, proprio se non è un prodotto, nasce in quel momento e cambia, si trasforma, si arricchisce, lievita, diventa qualcosa di meraviglioso e imprevedibile nell'incontro con pubblici diversi e nell'incontro con momenti diversi che dipenderanno Con anche da cosa ha città vissuto l'attore, se ha diverse, mangiato un quindi coniglio in civet, se ha bevuto un litro di vino prima, così. se ha avuto mal di pancia o un'influenza, se si trova in difficoltà e di quella difficoltà non fa qualcosa da nascondere, ma qualcosa da rendere partecipe anche quello, ben vengano le difficoltà, ecco, in Certo, quel certo. senso. Invece io prima chiedo scusa, ho interrotto Roberto prima della pubblicità. Sì, anch'io volevo agganciarmi a questo di discorso sulla prima, perché se si era parlato di una prima dal punto di vista di adrenalina e tensione degli attori sul palco, a me viene in mente che c'è una prima anche per chi sta dall'altra parte, spettatori e nel mio caso critico, se proprio vogliamo. Fino a 3 anni fa pensavo anch'io che comunque, a parte che ancora oggi è un elemento che si rispolvera, è di abitudine che un critico veda lo spettacolo nei primi giorni di rappresentazione, anche perché quello è ciò che solitamente concedono i teatri. Fino a circa 3 anni fa mi adeguavo, diciamo, a questa situazione anche perché pensavo che io sono un giovane giornalista, quindi insomma non ho una carriera così folgorante, quindi era anche per me un'occasione di farmi conoscere, di far vedere che c'ero o che ancora ci sono, e quindi per me il martedì sera, visto che siamo a Torino, diciamo che il martedì sera è il giorno di spesso canonico per andare ad assistere alla rappresentazione teatrale e esprimere un'opinione, non usiamo altri termini. Nell'ultimo anno sto un po' cambiando direzione. Questo forse potrebbe essere un momento in cui forse lo spettatore critico e la persona sul palco, l'attore, forse si avvicinano. Perché avendoci fatto un po' l'abitudine, penso che dia quella soddisfazione che ha l'attore alla fine della prima, passata tutta l'adrenalina, si trasformi poi nella soddisfazione che forse ha lo spettatore critico nel vedere lo spettacolo quando è un po' più rodato. Cioè io negli ultimi mesi, devo dire la verità, sono più soddisfatto quando ho l'occasione di poter vedere lo spettacolo al massimo dopo i primi 5-6 giorni di rappresentazione. È chiaro che anche dal punto di vista della figura di un giornalista
È strano dire sì, vado a teatro il sabato pomeriggio per Sì, perché di dire a solito i vedere. giornalisti sono i primi che vanno Sono i alla primi, prima, stanno in prima fila, esatto. quindi è molto Però particolare. forse questo è anche una cosa importante, attore e spettatore critico che si vengono incontro nel concordare che forse c'è molta più soddisfazione quando si assiste a un lavoro rodato, che può esprimere appieno le sue caratteristiche, le sue potenzialità, che non quando tu vai a una prima, che sicuramente a livello emozionale, per carità, nessuno toglie, È anch'io molto più ho vissuto intensa e dei più momenti forte. bellissimi anche da solo a teatro. Io molto spesso, Non sono stata contenta la compagnia. Non sono stata contenta la compagnia. Tu sei lì da No, solo. Sei lì solo spettatore, dico. no, no, da solo nel senso per conto Beh, mio, cioè nel pochi senso ma che, buoni. oppure pochi ma buoni. Il È giornalista serve sempre, non deve mai mancare, perché sennò. vero. No, vabbè, ma giornalista o non giornalista, uno può andare appunto a teatro anche da solo per il piacere di vedere qualcosa. Poi vabbè, è logico che io lo faccio come attività ed è anche quello che alcuni si aspettano da me per l'attività che faccio. Ecco, ma tu Però a che me. in qualche modo, quindi a teatro ci vai praticamente sempre, anche Savino durante l'intervista, insomma, ha detto che l'Italia è piena di cultura, è piena anche proprio di spunti, di materiali per insomma, fare teatro. Ma la realtà in Italia e a Torino, per esempio, com'è? Cioè, Visto nel che senso, oltretutto parliamo di teatro e domani la parte il gente. TFF, così Esatto. en passant, noi Controcorrente proprio. andiamo La prossima settimana possiamo controcorrente. fare un discorso a parte sul. No, quello che volevo chiederti, insomma, la gente risponde, la città di Torino, che insomma si è sempre anche dedicata forse più rispetto a altre città italiane, insomma, risponde al teatro oppure no? Ma io penso di sì e mi permetto di rispondere anche con le parole che sento molto spesso dire dagli attori stessi, ovvero che il pubblico di Torino che da leggenda È un metropolitana pubblico difficile, mi hanno detto, è vero? sì, nel senso che io posso rispondere che andando a teatro sento molti attori dire che in realtà a Torino si trovano benissimo proprio per una questione di pubblico. Cioè, noi è vero, siamo abituati a considerarci come pubblico freddo. Io però assisto sempre più di frequente a spettacoli dove poi, parlando con chi li fa, l'attore di turno, diciamo, ogni tanto è proprio il primo a dire che viene sempre volentieri a Torino perché il pubblico torinese ha qualcosa di Forse particolare. anche perché appunto il pubblico di Torino in qualche modo è anche più abituato ad andare a teatro rispetto ad altre aree italiane, o forse no? Non so se sia una questione di abitudine. Come dicevo all'inizio, io in questi anni non ho notato, a parte gli ultimi periodi, insomma, enormi stravolgimenti. Io anche nella mia attività ho iniziato a frequentare il teatro come spettatore ai tempi del liceo e già allora, quindi all'inizio degli anni 2000, vedevo sia i miei coetanei andare a teatro che tutte le altre fasce di pubblico. Poi appunto io non ho più smesso, ho avuto anch'io il mio percorso formativo come fanciullo a teatro. Anch'io vedevo le produzioni del Teatro dell'Angolo quando andavo a scuola o tante altre cose. Quindi grossi cambiamenti non ne vedo. Se, diciamo che uso un termine forse un po' troppo forzato, ma se la passione ti prende, se la passione ha un'abitudine inculcata, perché poi quando tu vai a scuola, è vero, a teatro al mattino ti ci portano e se uno poi
sviluppa questa passione, poi non la lascio più. Io, Certo. ecco, una cosa che Ma mi il teatro che funziona meglio, cioè mi viene in mente, non so, appunto, la Come prosa piuttosto genere? che Beh, negli ultimi anni credo il tragedia. musical stia spopolando, e anzi sia ritornato, perché il musical non è nato negli ultimi anni, quindi. Esatto, beh, il musical non possiamo considerarlo al 100% eccoli, un prodotto tutto italiano. C'è una derivazione perché in Italia abbiamo la tradizione principe di quello che è il teatro musicale, che è il melodramma. Sì, allora, il musical ha conosciuto e sta di nuovo conoscendo un periodo di fioritura, diciamo, perché adesso quasi diciamo, la maggior parte dei cartelloni di qualsiasi tipo di teatro, anche a livello di spazio, no? Dedica chi più chi meno una parte anche, diciamo, a spettacoli musicali. Non possiamo considerarlo un qualcosa a sé proprio perché nel musical si fondono Più generi. più generi e quindi diventa difficile fare dei paragoni su cosa funziona meglio, proprio perché è mia opinione personale che sia il genere più completo di spettacolo. Questo a prescindere da quale tipo di genere funzioni di più e Certo. di meno, è chiaro che in un momento come questo, soprattutto per i prezzi, perché il musical bisogna dirlo come Io altri. purtroppo ti devo di nuovo interrompere perché l'ora è arrivata, quindi ci vediamo tra poco dopo la pubblicità, mi A tra poco. dispiace.